Ma tu, ma si può chiamare solo una squadra a volta o anche due? Tipo una, no, io e anche una tu? Te, anche te la puoi, okay, chiamare. Figata, figata. Però è sempre meglio che la chiamiamo all'inizio round, che ci copre la schiena. Tanto adesso i round sono ancora tranquilli. Eh sì, fai. Fatti anche un po' di punti. Intanto l'ho giocata in solitario perché non mi ricordavo alcune cose. E... tanto si possono anche passare i punti mal che vada, quindi. Eh sì, adesso arrivo con la K invece. Sì. Lasciamene uno per terra, va? Sì, ok, ne prendo subito uno qui. Vedi pure quando dovresti avere. Sono passato sopra, ma dovrebbe essercene uno da qualche parte. Comunque te li sto lasciando. Tutto a posto, ecco. Bene, 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 quello da dove è uscito, dimmi, no, beh, c'ho l'autorianimatore, tranquillo. Dimmi quello da dove è venuto fuori, non c'era prima. Da qua è venuto fuori. Vado a prendermi la rianimazione, dai, che è importante avercela quella, giusto? Beh, ma non importa, non importa. Ce l'hai i punti? Sì, 7300. Ok. Qua c'era il rianimatore, lì adesso lo spieghiamo, che quando vai a terra... tu, se non ti fai colpire, praticamente ti torna sulla vita e torni in piedi. È importante avercelo perché se ti buttano giù, magari sei culo, riesci anche a rialzarti. Anzi, di solito passa, non so dalla adesso piazza, com'è. Dalla piazza dell'aereo, scusa se ti intorno. Sì, arrivo. Perché chiamiamo la squadra dietro. La chiamo io? Ah, se vuoi... Ho 3300 punti però, eh. Sì. Bastano? Ok. 3300, una... Non hai slot liberi, no? Ho l'attacco aereo. Ah, va bene, dai. Guarda questi che ci bloccano anche adesso. Ma che cazzo? Tu sei abituato a sta cosa, intuisco. Importante mettersi le torrette alle spalle, poi siamo tranquilli. Sì, sì, poi fai il mega camper lì e siamo a posto. Dopo bisogna comprare anche tutte le mitragliette. Beh, ma c'è tempo per le mitragliette. Sì, ma poi c'è, ti faccio vedere anche un altro trucchetto. Che uno sta sopra il camion con i jug sotto, con un jug, con l'ultimo. Sì. E l'altro esce dalla parte opposta, va a piazzare Claymore C4, chiamare squadre, fare tutto quello che deve. E sì. Poi... e poi si continua. Si ammazza il jug e si rinizia. Come hai fatto a fare 74 ondate con quel giocatore scarso? Cioè non ti skippava le partite. L'unica, cioè, cosa che faceva di buono è che mi ha messo la torretta lanciagranate qua e che mi chiamava sempre le squadre dietro. L'unica cosa che ha fatto di buono. Beh, dai. Bene, in bene. 70 ondate. E facevi tutto tu praticamente. Più o meno. Beh, dai. Comunque, se tu vedi che c'è una specie di bidone laggiù in fondo. Quello sulla destra, quello giallo. Bravo. Sì. Si puoi sparare attraverso e becchi perfettamente da dove arrivano i nemici. La linea ho appena visto. Sì. Quella K però è un po' difficile prenderlo perché ha tanto rinculo la K. La granata, fermi tutti. Devo prendermi un po' di ammo. Hai bisogno di ammo anche tu? No. Sei passato sopra, però me li hai fregati tutte. Grazie. Vabbè, ma quanti punti hai? Comprati già la prima mitragliatrice. Che era l'MP7, hai detto, no? Sì, l'MP7 e la mitraglietta. Poi la prima mitragliatrice leggera. Presa. E mitragliatrice leggera, hai detto che mi... Ah, cazzo, non c'ho punti. Vabbè, dai, la prendo dopo. Tanto uso un po' l'MP7. Peccato che lo switch delle armi vada solo in un verso. E se la passi, no, ti tocca continuare a girare. Io vado avanti e indietro, vado. Come fai? A me no, va sempre avanti a me. Perché si vede che l'ha impostato. Cazzo, allora aspetta che vado nei comandi, perché così è tanto scomodo. Ci pensi tu? Cambia arma. Rotellina su o giù. Boh. Tu con che tasto cambi le armi, Fabio? Io con la rotella.
in su e in giù. No, io vado solo da un verso. Non capisco perché. Non ha senso effettivamente, ma... Vabbè. È un po' scomodo perché se passo un'arma mi tocca rifare tutto il giro per prenderla in mano. No, ma ora fosse un'altra mappa magari ti può venire scomodo, sì, ma in questa... C'è tempo, siamo insomma. Siamo abbastanza lineari come gioco. Non ci sono problemi, ok, ok, ok. Sì, no. Mamma mia, che devasto che ho fatto. Che forte, è ben forte l'MP7 però, eh. Ok, io vado a prendere la prima mitragliatrice leggera. Vado anch'io, sì. Sì, 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 vado anch'io. Ti consiglio MK46. Cambio però una pistola a caso. In tutte le mitragliatrici leggere ci devi mettere il calcio. Che non ho soldi per comprare, ma vabbè, vabbè, faccio dopo. Comprati la mitragliatrice intanto. Sì, 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 fatto, fatto. Vieni qua in fondo che ci portiamo gli omini dietro di più noi. Più dietro, ok. Ecco che sì, si muovono. Ah no, via, 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 via. Oh, stavo sentendo le comande. Jug? Sì, stavo parlando, sì. Ma ci abbiamo tutto il tempo. Andata 15, apposta, apposta, apposta. Sei ancora l'attacco aereo te, no? Sì, sì, sì. Okay. L'attacco aereo è quello che lanci però, vero? Sì. Ah, li facciamo mettere qua sotto e poi gli lanciamo giù l'attacco aereo? Sì. Ah, vedi che ti capisco. Vedi lì dove sto sparando? Sì. Tu spari nel muro, l'attacco aereo e torna indietro e li piglia. Ah. Ora okay, sdraiato. Perfetto, perfetto. Quello lassù ci spara un po', ma... Ma nessun problema. Di lì. Ok, quindi l'attacco aereo devo lanciarlo lì, aspetto che arrivi anche l'altro. Aspetta che siano tutte e due lì, sì, però. Sì, sì, sì. Ma non ci faccia niente, sei sicuro che non sia pericolosa sta cosa? No, 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 vai tranquillo. No, no, perché non voglio restarci. Vai là. Vado. Rimbalza, vai. Perfetto. Ah, ora viene un po' più lancio indietro. Sì, sì, meglio. Spero che quelli dell'attacco siano precisi. Perfetto. Ottimo, ottimo. Perché se sbagliano un po' di mira è pericoloso, eh. Cazzo, altri due Jug che si aggiungono alla mia lista di Jug uccisi. Ma ti rendi conto che sto diventando un giocatore forte? Così al nulla. Mitragliatrice leggera, mi capa da calcio, hai detto. Perfetto. Fatto. Ora siamo già alla 15. CR. Prossimi Jug? Prossimi Jug. Aspetta. 20. 20. Aspetta, io stavo per piazzarmi prima che arrivasse tutto quel casino in cambiarmi. Per uccidere questi ti consiglio l'MP5, è il migliore di tutti per uccidere quelli con la CR. Cazzo, l'MP5 non ho l'MP7, mi tocca usare questo perché... Oh, no, l'MP5 senza colpi. Mi metto a far compagnia a Philip. Ah, ma comunque vedo che ne arrivano pochi nemici, o sbaglio? Ma tanto adesso pochi. Adesso. Perché dopo ne arrivano di più. Vabbè, sì. Però adesso sono... No, ma sono meno anche di prima, intendo. Cioè, ne sono arrivati... Quanti erano? 10 adesso. 10. Io, 2 tu. 10. Sì. Come cazzo? Prima ne arrivavano almeno una ventina. Beh, dai. Muovo un po' la mia torretta indietro così riusciamo magari anche a passarci. Facendo uno slalom perché sennò non ci passiamo. Ok, adesso ci riusciamo a passare. Bene. Ok, ho trovato la CR. Lui passa e mi fotte l'embo, come sempre. Tutte te lo frega, no? Sì, sì, tutte, tutte. Se stai qua sdraiato però... Cioè, se stiamo tutti e due vicini arrivano tutti da davanti. Ok, perfetto. Tutti... Sperando che non li facciano tutti la tua squadra. No, al massimo muore la squadra. Sì, perfetto. Facciamole vedi suicidare. Questo è già le buone ferito. Squadre. Questo qua è già ferito, infatti. Vedi come sta tornando indietro, indietreggia. Cazzo! Ho premuto F. Perfetto, risolto. Cazzo, quella MP7 però da lontano è più l'hitmarker di quelli che fai dei danni. Adesso mi tocca iniziare a usare la mitragliatrice, mi sa. L'MK. Ma, l'MP7 con quelli col FAD, se li becchi in testa, vanno giù subito. Da lontano più che altro vedo che
Questi mi sa che arrivano da sopra, eh? MP7. Ma perché poi si rigirano? Sì, sparano due colpi e poi si girano come per scappare. se ne vanno. Bene. Porca troia, il model shot ancora. Io avevo già visto il giro per prenderli da dietro. Cos'è quel tempo? 70, che era diverso rispetto al mio. Abbiamo 30 secondi tra un round e l'altro. No, no, non il tempo lì, intendo, vabbè. Dopo, nelle statistiche di ogni round viene fuori un tempo. Ah, sì, il tempo in cui hai fatto il round. Però è diverso rispetto al mio e del tuo. Il tuo era tipo 3 millisecondi in meno. Com'è possibile? Non ci ho mai fatto caso, ora poi ci guardo. non mi quadrava, hai capito? Ah, è vero, se spari al coso lì li becchi dietro. Gioco di prestigio, carica veloce, effettivamente sì, carica veloce. Non rischiare mai. Ma tranquillo, io sono invincibile per adesso. Per adesso. Poi tra un po' forse no, però. Vedi, guarda, adesso è uguale. Prima non era uguale, era 3 millisecondi fuori. Bug. Non ci ho fatto caso. Oh, comunque lag a zero è adesso che sono a Belluno. Meno male. Meno male. Dai, chiama una squadra antisommossa anche te, va, che dici di... Passa dalla piazza, a me anche di qua. Ormai ero qua. Allora, io le armi. Tanto i big money ce li abbiamo. C'ho ancora due pistole da togliere. Antisommossa. Ah, l'ho già chiamata proprio, non devo tirare niente. Perfetto. Automatic. Sta roba qua delle armi, però, che devi ogni volta fare il giro mi fa incazzare. Perché poi... non so, provatele a impostare che c'hai quel tastino più e meno. Io ho messo rotellina su e rotellina giù, solo che se io faccio rotellina su vanno avanti, se io faccio rotellina giù vanno avanti. Quindi in ogni caso vanno avanti. Vabbè. L'importante è che c'hai armi sempre coi colpi. Poi sì. Occhio che c'è ancora un cane. Scherzavo. La mia squadra mi sa che sta morendo. L'hanno arata. Hanno arata la mia squadra. Ma sei sicuro che non arriva mai da dietro una quantità di persone pericolosa? Ma anche nei round difficili ne arrivano massimo 3. Ah beh, allora a posto. Perché se arrivassero in 20 da davanti, tu capisci che... In 20 da dietro. Solo che dopo un po'... Si mettono ovunque... Cercano di passare ovunque, anche con le torrette lanciagranate, poi quando ce le distruggono le cambieremo. Cercano di passare ovunque. Ma le ondate che hai fatto tu, hai sempre perso perché sei morto o perché ti sei suicidato? No, perché mi hanno ucciso, però... Perché ti hanno ucciso alla fine. Capisco. Allora, mi prendo un'altra mitragliatrice io. Dopo l'MK46 cosa mi posso prendere? L'M60. Ok, perfetto, mitragliatrice leggere 60 e il calcio, hai detto. Ora a posto. Forse c'è i jug, non mi ricordo la 20. Avevi detto 20 prima? Stiamo qua allora. 1, 2, 3 jug. E gli elicotteri invece? Vabbè, ce li ammazziamo normalmente ancora adesso. Sì, ma gli elicotteri dico? In questa mappa vengono dal 23 tutte le ondate. Ah, non jug. Sì, ho capito. Sì, beh, quella mitragliatrice non penso che ci voglia moltissimo a stenderlo. Ecco, l'USAS perfetto. Ancora meno. tu sei l'esperto delle armi da utilizzare, eh? Scusa, io stavo... Sì. Presupponevo di che la mitragliatrice... Comunque adesso stanno venendo solo i jug da soli, ma poi al prossimo giro arrivano i jug con i nemici. Cani, quindi noi nemici. Lasciamo i jug per ultimi e prima ammazziamo tutti i piccolini. Sì, capito. Vuoi farlo fare tu l'ultimo?
Gli sparo un po' con una pistola a caso, giusto per farmi un assist. Perfetto. Colusas, quindi muoiono prima. Io comunque ero rossissimo adesso, è roba che mi butta giù. Quando sei rosso torna un po' indietro. Sì, 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 sì. Passa da qua in fondo che tiriamo la squadra dietro di noi. Oh, quello che ne è rimasto della squadra. No, qualcosa è rimasto. Sì, sì. Ok, posto, via. Ventunesima, quindi. Sì. Bam, perfetto. Almeno, almeno 70, ma almeno, almeno. Se te sei sdraiato, io sto in ginocchio dietro di te. Ah, salve. Mi sembrava una cosa brutta all'inizio, poi ho capito. Cazzo, che bello sparare a casa attraverso il cestino e beccarli. Fare solo hit marker, però vabbè. Comunque adesso già ne arrivano tanti, Non so poi quanti ne arriveranno dopo, però secondo me già adesso sono tanti. Sarà che io che non sono abituato alla mole di tizi in questo gioco, ma... Prendete un FAD qua per terra.